Questi templi maestosi voluti dal popolo, sorti coi sacrifici del popolo, non saranno mai deserti nei secoli. Basterebbe questa frase dell'illustre pievigino Giuseppe Schiratti a riassumere la storia della costruzione del Duomo di Pieve di Soligo, che vide impegnati in prima persona per forza e materiali gli stessi cittadini. Una struttura eclettica che mette insieme neoromanico e neorinascimento e altari del 600 con affreschi e sculture del 900. Un tempio forgiato e intriso della storia della sua gente. Eretto tra il 1906 e il 1937, il Duomo sostituisce una pieve del XIV secolo in un luogo adibito a funzioni sacre sin dall'epoca romana. La sua costruzione, a firma dell'architetto Domenico Rupolo, segue l'andamento del fiume Soligo in direzione nord-sud. Il fedele e il visitatore vengono accolti dalla facciata in cotto, impreziosita da elementi in pietra bianca. Il movimento di colonne e matronei fa da supporto a un tripudio di ghirlande e festoni, a simulare le grottesche rinascimentali e i mosaici ravennati. Sulla parete della navata sinistra si apre una cappella che custodisce l'antico fonte battesimale e la pala del 1540 di Francesco da Milano, raffigurante l'Assunzione di Maria. La presenza di questo dipinto, dove un gruppo di apostoli scopre con gesti concitati il sepolcro vuoto di Maria, testimonia almeno in parte l'arredamento dell'antica pieve. Da quest'ultima provengono anche i due altari laterali seicenteschi, a loro volta acquistati a Venezia nel 1700 e rimaneggiati per essere inseriti nel Duomo attuale. Su uno di questi, il sinistro, fa bella mostra di sé una slanciata Madonna con Bambino, della scultrice Marta Sammartini, la quale affresca le pareti della chiesa con scene del Nuovo Testamento, contratti leggeri su grandi sfondi bianchi e con una cromia che ben si fonde con i toni caldi circostanti. I due principali fulcri, uno liturgico e l'altro storico, sono invece opera dello scultore Giovanni Possamai. La monumentale crocifissione sull'altar maggiore, densa di pathos e di pietà, e la tomba del beato Giuseppe Tognolo, sociologo ed economista cattolico, figura centrale per la scoperta della comunità di Pieve di Soligo.